Allora, ragazzi, buongiorno. Io ho voluto iniziare da sopra, a scendere, come si dice in questi casi. E questa è la stazione di Adelphia. Oggi, a distanza di 2 anni da quando è stata ultimata e consegnata al comune di Adelphia, queste sono le condizioni. Quindi abbiamo due ascensori che non sono mai entrati in funzione da quando sono stati ultimati, che dovevano servire ad agevolare l'arrivo ai binari anche da parte delle persone invalide o con difficoltà motorie, che non possono fare le scale. In questo caso, queste persone, non potendosi servire dei due ascensori, che come vedete sto provando a chiamare e non funzionano, hanno questa opzione: o le scale, per chi comunque si può permettere di fare le scale, oppure dovrebbero fare tutto questo giro. Io cercherò di accelerare un po' il passo, perché tenete conto che io sto camminando in questo momento a passo veloce. Voi immaginatevi una persona in carrozzella o con difficoltà motorie, anziana o che magari ha, non so. Quindi arriva qui è la parte ancora che si salva di tutta la rampa, e poi man mano che scendiamo, vedete quanto abbiamo già fatto, una, due, questa è già la terza discesa. Arriva qui c'è lo sbocco. E poi continuo, e qui arriva poi la parte tragica, perché è già in queste condizioni da pochi mesi l'ultimazione dei lavori. Arriva qui, e qui poi deve passare, tra l'altro, in questa zona che, come potete vedere, abbiamo addirittura anche una siringa. Escrementi vari, mura, insomma, lo vedete. Quindi non solo la difficoltà della persona carrozzella, ma che poi deve anche subire il passaggio su queste rampe fatiscenti. Fatiscenti che sono così da mesi, attenzione, cioè da quando poi la stazione è stata ultimato. Poi arriva qui ci sono i binari. Qui bisognerebbe capire le ferrovie del sud-est che cosa vogliono fare con i pali della linea elettrica, cioè se questi pali poi verranno messi in sicurezza, perché dice che ci passerà la corrente. E poi arriva qui, e qui, secondo i progettisti della stazione, uno, se il treno arriva al primo binario, che è questo, il primo, e arriva dal lato di Canneto, da questo lato, dovrebbe fare ogni volta tutto quel passaggio, fare il ponte, poi tutto qui, venire a prendere il treno al primo binario. Assolutamente no, perché il 100% delle volte chi arriva da Canneto scende la prima rampa e poi attraversa lì, vedete, i binari, attraversa questo tratto, arriva qui, comunque attraversa i binari. Sarebbe utile aver anche pensato a mettere un passaggio rialzato qui, in modo tale che, non dico in sicurezza, perché comunque è vietato attraversare i binari, per carità, però magari si agevolava questa cosa, anche perché spesso e volentieri capita che chi arriva all'ultimo per attraversare di corsa, qui come vedete è tutto pietrisco, quindi se mette in fallo il piede si ritrova anche spesso e volentieri a cadere, a farsi male, eccetera, eccetera. Poi arriviamo in stazione dove, se la stazione è chiusa, come oggi che è sabato, come spesso capita durante la settimana, devi aspettare il treno fuori, in piedi, perché come vedete non ci sono panchine, non c'è niente, e questo succede sia d'estate sia d'inverno. E quindi uno magari è costretto a stare anche 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti ad aspettare un treno che arriva, o al caldo dell'estate o al freddo
dell'inverno, insomma. Quindi questa è la stazione di Adelfia oggi. Una cattedrale nel deserto, doveva essere un gioiello di tecnologia, doveva avere a disposizione diversi servizi e invece è stata proprio consegnata ad Adelfia così e poi è stata lasciata al completo abbandono, alla completa incuria, con tanto comunque di sistema di monitoraggio di telecamere, intanto qui i vandali la sera arrivano e come vedete poi fanno quello che vogliono e restano impuniti. Non ultimo anche hanno voluto avere i bidoncini in pietra, e poi alla fine questa è la fine che hanno fatto questi bidoncini, che oggi se uno arriva e vuole fare la persona civile, ci vuole buttare qualcosa dentro, non può perché il bidoncino è in queste condizioni, insomma. E niente, io per il momento, insomma, penso che la situazione sia abbastanza chiara. Vizio tutto Adelfiese, quello. Ah no, questo funziona, ok, quindi l'orologio almeno segna l'ora giusta, insomma. Quindi questo è quanto, quindi lascio a voi i commenti.